Fedez ha perso in tribunale, muschio selvaggio. Muschio selvaggio di Luis Sal. Anche se le cose non sono ancora ben chiare, nel senso che Fedez sarebbe obbligato a vendere le quote di muschio selvaggio a Luis Sal. Ma se qualora Fedez non lo dovesse fare, come infatti lui ha deciso, nella storia che vi leggo subito dopo di Fedez lo potete leggere, le puntate possono andare in onda e Luis Sal deve continuare in appello per ottenere il podcast. Quindi staremo a vedere cosa accadrà. Luis Sal non ha ancora riportato nulla nei suoi profili social, quindi è una situazione in costante sviluppo. Subito dopo la sigla vi faccio vedere la storia di Federico Lucia.